Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fumetti Senza Paura, oppure benvenuti se è la prima volta che visitate il canale. Oggi volevo parlarvi di un fumetto che a me è piaciuto tantissimo, uscito per Bao Publishing esattamente qualche mese fa in occasione del Cartoomix. Io l'ho comprato al Cartoomix, ma sono riuscito a leggerlo solamente di recente, e sto parlando di Kids with Guns di Capitan Artiglio, il primo fumetto di Capitan Artiglio, primo capitolo di quella che possiamo definire una trilogia, quanto ha annunciato Capitan Artiglio. Non vedo l'ora che escano i prossimi capitoli, ragazzi, perché questo fumetto mi è piaciuto veramente tanto. Qui potete vedere la versione variant, perché ha fatto la Bao Publishing. Questa è la versione variant, l'ho trovata al prezzo di 20 euro, ed è un fumetto particolare, a mio parere particolare, ma veramente veramente fatto bene. I disegni di Capitan Artiglio sono veramente veramente fantastici. Lo sto risfogliando in questo momento, vi faccio vedere qualche tavola, sicuramente sta passando in sovraimpressione mentre vi sto parlando. Ed è una storia surreale, una storia che mischia tante cose, e mi è piaciuta veramente veramente tanto. È un western, però con i dinosauri, un western non proprio ambientato nel tempo del western, è un, secondo me, è un presente distopico, se possiamo così chiamarlo, un presente passato, non lo so, perché ci sono dinosauri, pistoleri, ma abbiamo anche una città tecnologica al limite dello steampunk. Insomma, ci sono tante cose all'interno di Kids with Guns che sinceramente mi hanno un attimo lasciato stranito. La trama parla di questi tre fratelli che dopo un colpo devono ritrovare la loro refurtiva che era stata nascosta, essendo che su di loro pende una grossissima taglia e che sono ricercati dalla polizia. Questi tre si rifugiano all'interno di un saloon, dove uno dei tre fratelli rivela agli altri due di aver adottato una bambina, che è la bambina senza nome di questo libro. La bambina poi diventerà quindi protagonista di tutto il libro, e ve lo lascio scoprire. Questa è l'incipit per quanto riguarda la trama, è solamente la punta dell'iceberg di quello che è poi il volume in sé. Vi consiglio tantissimo di prenderlo, di leggerlo. Insomma, secondo me è uno dei fumetti che ha fatto uscire la Bao quest'anno che merita, anche se siamo solamente a maggio, sicuramente è nella top 10 di fine anno. Veramente veramente bellissimo. Capitan Artiglio ha fatto una prova matura, a mio parere, perché comunque la storia è molto lineare, la trama è scandita bene, i colpi di scena sono messi bene, le citazioni si sprecano tantissimo, le citazioni sono assurde, vediamo Pokémon disseminati magari all'interno di molte stanze. Lo stesso Ranger che compare all'inizio del volume è una citazione palesissima al Giudice Dredd. E insomma, Kids with Guns, a mio parere, è un volume da avere in libreria, e dovreste leggerlo anche voi, assolutamente. Tre fratelli con poteri mistici di cui sanno ancora poco. Una bambina senza nome che spara più veloce di chiunque altro. Una frontiera rovente dove i sauri feroci sono l'ultimo dei tuoi problemi. Kids with Guns, il primo capitolo del mondo western concepito dal genio creativo di Capitan Artiglio. Bene ragazzi, questa era la prima puntata di Fumetti in pillole, che è praticamente la stessa cosa di Manga in breve, solo che in questo mega calderone metterò solamente i fumetti italiani, francesi, franco-belga e quant'altro. Quindi questo format del canale sarà dedicato solamente ai fumetti che vi ho appena detto, Bonelli e quant'altro. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bellissimo mi piace per supportarmi e farmelo capire, iscrivetevi al canale che è ancora piccolo piccolo, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao cari!